buongiorno a tutti quanti, vi do il benvenuto qui nella casa di Dio stamattina. Io spero che siete venuti pronti, pronti ad imparare. Siete pronti ad imparare stamattina? Siete venuti con la mente aperta, con il cuore aperto, pronti a ricevere? O siamo venuti solamente per passare un'oretta, due orette insieme, cantando, vedendo quali pensieri vogliamo esporre? Io spero di no, spero che stamattina siamo venuti proprio con l'intenzione di vedere cosa Dio ha in serbo per noi. Vedremo a breve con il fratello Mario da chi dobbiamo imparare. Speriamo che siamo pronti a ricevere la parola che ci sarà data stamattina. Ma vogliamo iniziare adesso con una parola proprio dalle scritture, l'autorità della nostra vita, e voglio invitare ad Angelo di venire avanti e leggere per noi da Ecclesiasti capitolo 4. Vi invito ad alzarvi tutti in piedi. Ecclesiaste 4. Mi sono messo poi a considerare tutte le oppressioni che si commettono sotto il sole. Ed ecco, le lacrime degli oppressi, i quali non hanno chi li consoli. Da parte dei loro oppressori c'è la violenza, mentre quelli non hanno chi li consoli. Perciò ho stimato i morti, che sono già morti, più felici dei vivi, che sono vivi tuttora. Più felice degli uni e degli altri è colui che non è ancora venuto all'esistenza e non ha ancora visto le azioni malvagie che si commettono sotto il sole. Ho anche visto che ogni fatica e ogni buona riuscita nel lavoro provocano invidia dell'uno contro l'altro. Anche questo è vanità, un correre dietro al vento. Lo stolto incrocia le braccia e divora la sua carne. Vale più una mano piena con riposo che entrambe le mani piene con travaglio e corsa dietro al vento. Ho anche visto un'altra vanità sotto il sole. Un tale è solo, senza nessuno che gli stia vicino. Non ha né figlio né fratello, e tuttavia si affatica senza fine, i suoi occhi non si saziano mai di ricchezze. Non riflette, ma per chi dunque mi affatico e mi privo di ogni bene? Anche questa è una vanità, un'ingrata occupazione. Due valgono più di uno solo, perché sono ben ricompensati della loro fatica. Infatti, se l'uno cade, l'altro rialza il suo compagno. Ma guai a chi è solo e cade senza avere un altro che lo rialzi. Così pure, se due dormono assieme si riscaldano. Ma chi è solo come farà a riscaldarsi? Se uno tenta di sopraffare chi è solo, due gli terranno testa. Una corda a tre capi non si rompe così presto. Meglio un ragazzo povero e saggio che un re vecchio e stolto che non sa più ascoltare consigli. È uscito di prigione per essere re, egli che era nato povero nel suo futuro regno. Ho visto tutti i viventi che vanno e vengono sotto il sole unirsi al ragazzo che doveva succedere al re e regnare al suo posto. Era immensa la moltitudine di tutti coloro alla cui testa egli si trovava. Eppure, quelli che verranno in seguito non si rallegreranno di lui. Anche questo è vanità e un correre dietro al vento. Incoraggiante, ci fa sentire contenti, felici? Forse non esattamente contenti, ma sapete, una cosa di cui mi sono reso conto attraverso gli anni è che dobbiamo avere proprio questa prospettiva, questa è la base. Dobbiamo renderci conto che tutte le cose di questo mondo, qua ne elenca diverse, ma dobbiamo avere la prospettiva che le cose di questo mondo sono vanità, perché non ci daranno mai quelle cose che ci promettono, non ci daranno mai la pace, la gioia, la certezza, la sicurezza che il nostro cuore brama. È l'unico che può darci quella certezza, l'unico che può darci quella pace, l'unico che può darci quella gioia è proprio Cristo. Ed è solo attraverso Lui, solo attraverso quello che Lui ha fatto per noi, solo attraverso quello che Lui continua a fare in noi, che noi troviamo la vera gioia, la vera pace. Quindi è proprio con questa mentalità che vogliamo iniziare. Io spero che quelli di voi che siete qui vedete attraverso quello che viene esposto, quello che viene insegnato, la faccia
è la figura di Cristo, perché quella è la cosa che vogliamo impartare soprattutto, è mostrare Cristo, perché se non si inizia da lì è tutto vanità. Quindi vogliamo cantare adesso questo canto proprio pensando a Cristo, preparandoci a ricevere da Lui stamattina. Prepara i nostri cuori a ricevere, rompi il duro suolo in noi, ogni incredulità, la tua col messaggio
siamo qui in tua presenza, pensando alla tua grande bontà. Con pazienza aspettiamo di sentire la tua voce, oh Dio Santo, giusto, degno sei Signore, salvi, guarisci, redimi con amor. Io ti loderò per chi tu sei, io ti loderò per ciò che fai, io ti loderò per chi tu sei, Gesù. Siamo qui in tua presenza, pensando alla tua grande bontà. Con pazienza aspettiamo di sentire la tua voce, oh Dio Santo, giusto, degno sei Signore, salvi, guarisci, redimi con amor. Io ti loderò per chi tu sei, io ti loderò per ciò che fai, io ti loderò per chi tu sei, Gesù, io ti loderò. Io ti loderò per chi tu sei, io ti loderò per ciò che fai, io ti loderò per chi tu sei, Gesù. Confido in te, fedele sei, di amarmi mai smetterai. Confido in te, fedele sei, di amarmi mai smetterai. Io ti loderò per chi tu sei, io ti loderò per ciò che fai, io ti loderò per chi tu sei, Gesù. Io ti loderò per chi tu sei, io ti loderò per ciò che fai, io ti loderò per chi tu sei, Gesù. Io ti loderò per chi tu sei, io ti loderò per ciò che fai, io ti loderò per chi tu sei, Gesù. Sono qui, umilmente vengo a te, coprimi con la grazia tua. Senza te, tu mi hai dato la libertà. Troverò il vero amore solo in te, perché per primo tu hai amato. I
quello che ho. Dalle tue mani ti darò. Perdono avuto in te, perdono anch'io chi mi ferirà. Resto qui, so che sei vicino a me, tuo fuoco mi santificherà. Troverò il vero amore solo in te, perché per primo tu hai amato me. Solo in te, perché per primo tu hai amato me. Maestà, maestà, dono tutto quello che ho, dalle tue mani vita avrò. Signore, stamattina noi riconosciamo la tua maestà. Stamattina riconosciamo la tua grandezza, la tua immensità. Riconosciamo che solo tu sei degno di ogni onore, di ogni potenza. Riconosciamo che solo tu sei degno di ogni lode. E Signore, mentre stamattina i nostri cuori sono volti verso di te, ti preghiamo di parlarci, ti preghiamo di insegnarci, di istruirci, di distogliere da noi qualsiasi cosa ci sta impedendo di essere in piena comunione con te, di ricevere da te la piena benedizione della tua parola, della tua gioia. Signore, purificaci stamattina attraverso l'insegnamento della tua parola e apri le nostre menti, i nostri cuori a quello che tu hai in serbo per noi stamattina, Signore. Parlaci. Ti ringraziamo di ogni tua benedizione, di ogni tuo sostegno, Signore. Nel tuo nome santo preghiamo.
buongiorno. Dio vi benedica. Ok. State bene? Grazie Gesù. Amen. Ok. Sai quanto è brutto essere fissato? Ah? Ah? Ti fa sentire così piccolo, ah? Ah? È una cosa. Però il Signore è buono. Spero che avete avuto una buona settimana e che oggi non siate venuti a partecipare al culto o alla riunione. Molto spesso veniamo a partecipare alla riunione e veniamo per vedere quanto possiamo far veloce per andare a casa a preparare il pranzo. Questo è l'atteggiamento moderno, capito? Veniamo, facciamo in fretta, perché poi se no si brucia il sugo, si brucia in qualsiasi cosa. E non, che non possa essere a noi questo atteggiamento di fretta, di furia. Che veniamo qui con, non per perdere tempo, soltanto per stare un po' di più o meno, però per veramente godere sia la lode, nel senso che la lode poi comprende sia il canto, sia la predicazione, le testimonianze, se ci possono essere le preghiere, è tutto il culto, godere, ma anche la fratellanza dopo, hai capito? Perché c'è bisogno di questo, ne abbiamo bisogno tanto, tanto. E se facciamo troppo in fretta, troppe furia, non godiamo nulla, perché alla fine poi che succede? Mi viene sempre in mente questa cosa, che se noi fissiamo nella testa qualcosa, no, prima del culto, tipo tu c'hai ospiti, c'hai questo, c'hai quell'altro, tu se già c'hai quella cosa in testa, tu il culto lo senti a metà. Lo senti a metà, perché stai pensando a quella cosa che deve fare dopo o quella che deve avvenire dopo. No, so che abbiamo tanti impegni, il mondo oggi è pieno di impegni, ok? Non voglio dire che non sono importanti gli impegni, però noi diciamo sempre che Gesù, Dio, le cose del Signore sono sempre al primo posto, vero? Lo diciamo. E lo diciamo con tutto il cuore, che è sempre al primo posto. Però poi quando si tratta di fare qualcosa un po' in più, rimanere un po' di più nel culto, rimanere un po' di più con un fratello, una sorella che può aver bisogno, sembra che ti stanno togliendo l'anima. Hai capito? Che adesso che devi fare? Non è così, non deve essere così. Dobbiamo essere ben diversi noi in questo senso qui. Non ci dobbiamo far prendere dall'urgente per poi perdere l'essenziale. Ok? Noi ci facciamo prendere dall'urgente per perdere poi l'essenziale. Che l'essenziale è stare con Cristo, è imparare da Lui, è di attingere dalla fonte che Lui ci ha lasciato, che è la parola di Dio, la parola sua. A volte mi sento proprio come un uomo nato fuori tempo. Veramente, a volte non mi sento a mio agio nel 2017, pensa a te ancora, nel 2019, l'anno scorso proprio non c'era proprio per me, hai capito? Io ancora, anzi, mi sento ancora più, capito? Perché non sono fatto di, non so aver fretta, hai capito? Allora
sono molto lento, potasse, doveva nascere, Dio sa poi quando dove mi ha messo, però doveva nascere verso il 1800, 1700, dove la vita era più sedentaria, andava a fare la legna, ti faceva il fuoco, ti arrostiva la salvaggina che aveva beccato nella foresta e stava nella grazia di Dio con il lume fatto di grasso, di animale, e destra e sinistra, stava lì a chiacchierare delle cose di Dio, delle cose della vita, delle cose essenziali. Oggi, fratello, forza, scaricati, a così me ne vado. Non facciamo così, mo ridiamo, però è vero, è vero. Io, questa è una cosa che ti voglio anche... io non vi porto niente di nuovo, io vi porto sempre roba già rifatta, perché voi dovete solo ricordare, perché tante di queste cose già l'avete qua, ce l'avete già qua, ce l'avete qua. Però, come dice il profeta Osea, dice dobbiamo rivangare la terra, dobbiamo spaccare gli solchi e gli zolli grandi, capito? Finché Dio può annaffiarci con la sua parola e possiamo crescere senza fretta, senza fretta. Riflettendo sulle cose che Dio ci ha lasciato, e dobbiamo imparare a essere così. Riflettose, riflessive, riflettose no. Però voi mica, ormai vi siete abituati, non fa una piega, non vi fa ridere, non vi fa niente. Tanti dice, Mario, vai, ok? Però è così. Oggi abbiamo un passo davanti. Dov'è? Da 1 a 12 di Matteo 5. Quelli lo conoscete, vero? Quante volte l'avete letto? Parecchi. Almeno una volta, in vita tua una volta, sì. L'anno scorso, se avete fatto la lettura, almeno due volte lo dovete leggere, no? È un passo bellissimo, va letto e riletto quello, va letto e riletto questo passo qui. Qua mi ha dato, io me da 1 a 12 erano, no? Perché sono le 8 beatitudini alla fine, sono le 8 beatitudini. E io, come ti ho detto, io non vi sto dando. Se siete venuti per ricevere qualcosa di, chissà, qualche nuova rivelazione, cosa così, mi dispiace, ma vi rompo il palloncino, non c'è niente di nuovo qua, ok? Niente di nuovo sotto il sole. Vi voglio solo far riflettere su certe cose. Il titolo, diciamo, che abbiamo dato al sermone è da chi impariamo? Da chi impariamo? Okay, da chi impariamo? Che è importante questa cosa. Se tu ci pensi, da chi impari tu? Da chi impari? Mo, non mi devi rispondere. Se volete rispondere, me lo dite pure. Però da chi impari? Da chi impariamo? A me mi viene in mente, mentre facevo questa preparazione per voi oggi, mi è venuto in mente i Corinzi. I Corinzi, perché intanto... Ci sto dentro ai Corinzi da un po' di tempo a pensare su quelli che erano loro e quelli che sono gli attuali Corinzi oggi, perché sai che i Corinzi ancora esistono oggi? I Corinzi come persone ancora ci sono, sono in mezzo a noi, sono nel mondo, sono dappertutto questi Corinzi. E i Corinzi avevano una tendenza di fare delle determinate, si possono chiamare scelte, o anche si dice pronunciazione, no, si dice? Pronunciavano certe cose, si dichiaravano, facevano delle dichiarazioni, meglio ancora, dichiarazioni, mamma mia, mi ha detto uno poco tempo fa, sto migliorando con l'italiano. Me l'ha detto, l'ho preso come un complimento dopo 30 anni. L'ho preso come un complimento, perché è giusto, dopo 30 anni uno deve pure migliorare. E io cerco, voi non mi credete, però io ci cerco. Tu voi se sapessi. Vedi. Andate bene così. Io ci provo con tutto il cuore. Essere chiaro, perché io parlo sempre, e uno deve parlare pure bene, se no non viene compreso,
capito? Però i Corinzi facevano delle dichiarazioni di questo genere qui, vedete se ve le ricordate. Io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Cefa, Pietro. E poi il colmo, io sono di Cristo, io non parlo solo da Gesù. Eh? Ti ricordate quello? Eh? Lo dice due volte Paolo quella cosa nel suo epistolo, nel primo capitolo del primo Corinto, anche nel terzo, lo ripete. Che poi nel terzo lui dice, ma chi è Apollo? Chi è Cefa? Chi è? Chi sono quelli che avevano insegnato? Se non gli stessi servitori del nostro Signore Gesù Cristo? Perché chi innaffia, chi pianta, chi pota? Però è Dio alla fine che dà l'aumento, è Dio fa crescere. Hai capito? Allora vedi, già dall'inizio, e qua si tratta di poco tempo dopo la risurrezione di Cristo, che già c'erano queste fazioni, già c'erano queste persone che dicevano no, io imparo meglio da quello, io imparo meglio da quella. E questa è una cosa da stare molto attenti, perché quando noi, ascoltami, quando noi facciamo degli uomini e i loro modi, e i loro metodi come meta, perdiamo il messaggio. Capito? Quando noi facciamo degli uomini i loro metodi, il loro modo di fare come meta, perdiamo il messaggio. E quando soffre il messaggio non abbiamo niente più da dire, è tutta aria e polvere. Perciò quando noi ci avviciniamo alla scrittura, quando noi ci stiamo per avvicinare a capitolo 5 di Matteo, che è un passo, non lo voglio neanche dire, però è familiare, ci viene, beati i poveri di spirito, beati coloro che fanno cordoglio, beati i mansueti, li conosciamo, li possiamo citare, anche non volendo, anche se non l'ha mai messa a memoria, però è un po' come il Padre Nostro, hai capito? Basta iniziare a dirle le cose, già ti viene nella testa, perché è talmente familiare che ci esce, è dentro di noi, però la familiarità molto spesso, che cosa fa? Ti crea, toglie il taglio alla lama. Hai capito? Toglie il taglio a quello che dovrebbe essere per noi una tromba che dice guarda, svegliamoci, non ci siamo qua, ok? E questa qui, andiamo a Matteo, lo leggiamo insieme, ok? Ok, capitolo 5. Versetto 1, ok? Ci siamo? Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui ed egli, aperte la bocca, insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, perché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Amen. Eh? Parola bella così, eh? Parola bella così. Anche a livello letterario, anche a livello di letteratura, di scritto, parola così, guarda, è difficile a trovare, sono difficili a trovare.
quelli che esprimono queste parole, proprio, se tu pensi che poi è Gesù stesso che li sta dicendo, è una cosa che esce dall'intimo di Dio, perché Gesù poi è Dio, esce dal suo intimo, quello che dovrebbe essere per noi una chiamata verso la santità, una chiamata verso ciò che Dio ha per noi, lasciando tutto il resto. Allora, questi qua, inutile, ve lo dico, già lo sapete, però va bene a ripetere, ve lo ripeto. Questo è Gesù, questo è uno dei... Questo è un punto nella scrittura che portasse il capitolo, messo il numero del capitolo, è male, è messo male. Non ci dovrebbe essere, perché tu devi immaginare qua Gesù... Dici questa cosa, sembra che stai iniziando un nuovo capitolo, però questo è il continuo di capitolo 4. Se tu leggi l'ultimo versetto in capitolo 4, dice così: grande folle lo seguirono da Galilea, da Decapolo e da Gerusalemme, dalla Giudea, dell'oltre il Giordano. Poi dice, Gesù vedendo le folle, quale folle? Quelle là, ok? Che lo venivano vicino, ok? Queste erano folle, erano persone che avevano sentito dei suoi miracoli, avevano visto qualche miracolo, avevano visto, ascoltato anche qualche pezzo, potesse avevano anche sentito la sua chiamata verso i suoi discepoli, che è succede un po' più avanti qua in capitolo 4, aveva sentito che ha chiamato Pietro a Andrea, aveva sentito chiamare Giovanni al fratello, aveva sentito. Queste folle si stavano avvicinando a Cristo, stavano lì. Perché si stava? Perché? Mo mi faccio una domanda. Perché andava nelle folle da Cristo? Non mi è dato una risposta religiosa. Non la voglio. Non l'accetto. Perché andava nelle folle da Gesù, secondo voi? Per ascoltarlo? Neanche per mangiare, secondo me. Curiosità, ma vedi, noi dobbiamo essere delle lettori della scrittura informati. Se non ha fatto nient'altro la riforma per noi 500 anni fa, è questo, che come credenti dobbiamo essere informati. E ci sono stati degli studiosi a noi che hanno fatto degli studi, hanno visto delle cose che per noi, che poi se tu vai a vedere pure nella scrittura, è così. Allora, perché si andavano lì vicino? Tu devi pensare una cosa, questo Paolo dice in Galati, dice, quando la pienezza dei tempi, che significa pienezza dei tempi per voi? Che significa la pienezza dei tempi per voi? Che è tutta arrivata al... Anche i miei studenti mi fanno questa... Che fa quando tu... che arriva al pettine? Tutti i nodi arrivano al pettine. Ti è piaciuta? I miei ragazzini a scuola dicono, maestro, c'ha un pettine in tasca, perché? C'ho i capelli. Capito? Però tutti i nodi sono arrivati a pettine. Tutto era pronto per la nascita di Cristo. Quando la pienezza dei tempi, cioè, è arrivata la pienezza dei tempi, Dio mandò il suo figlio cosa? Fatto da donna, ok? Allora, la pienezza dei tempi, e tu devi pensare, se Paolo come fariseo, come persona che studiosa, che sapeva le scritture, Paolo sapeva le scritture, ragazzi, Paolo li sapeva, era immerso nelle scritture, Gesù stesso era immerso nelle scritture, e non pensare, non dovete pensare, qua il popolo in generale, era la pienezza dei tempi, il popolo era inebriato della scrittura, il popolo ebraico ti sto parlando, perché per loro che cosa? Stavano aspettando con ansia un Messia. Ti ricordi quando Maria e Giuseppe andarono nel Tempio? E chi c'era lì? C'era Anna, c'era Simeone, che dice, Simeone stava aspettando la consolazione di Israele. Se c'era lui che l'aspettava, non pensate che era solo lui. Non era solo lui. Tu vai indietro nel tempo di 200 anni, i Maccabei, che noi non lo leggiamo quel libro perché non è canonico, ok? Però non lo leggiamo perché non c'è niente da dire a noi,
Però i Maccabei è una, come si chiamano le cose delle catene? Un anello della catena che ha portato. Loro aspettavano un Messia, non vedevano l'ora di essere liberate dalle loro oppressore. E tu devi pensare che questo popolo qui non è diverso. Bon, ti faccio un ricordo. In capitolo 5 degli Atti, Gamaliel parla di due persone. Una si chiama Giuda, che è il tempo della... Come si chiama quando fanno il numero delle persone? Censimento. Al tempo dei censimenti, si alzò e tirò dietro di sé delle persone. Fu messo fuori e finito lì. Un altro, Tedio, stessa cosa, si tirò dietro tante persone. Alla fine fu ucciso e non c'era più. L'idea di Messia c'è. Queste persone qua cercavano un Messia, cercavano qualcuno che poteva rispondere alle loro esigenze, cercavano una persona che poteva liberarli dagli romani, cercavano la persona che poteva conquistare, annientare i loro nemici. Queste erano le persone che andavano in giro a cercare, perché Cristo, ti devi ricordare, predicando, guarendo, atterrava. E non pensava, vedi, noi a volte leggiamo così le cose, non pensare che i romani non erano alla corrente delle cose, I romani erano alla corrente delle cose. Quando succedeva una cosa del genere, che la gente si avvicinavano a una persona, se stavano vicino a questa persona, lo stavano seguendo, non pensava che non era negli occhi. Gesù non fu preso perché molto spesso nel Vangelo ce lo dice, non era ora sua, non perché non volevano, perché non era ora sua. Allora i romani non sono intervenuti, perché non pensate che tu ti attiri 5.000 persone per dargli, pure se ci dai solo del pane, che i romani non erano lì a ascoltare. C'erano, perché la presenza romana era sentita. Hai mai visto quei film, quelli vecchi film degli anni 70, quando facevano vedere i vecchi paesi comunisti, che erano sempre presidiati da persone in divisa e mitragliatrici? Ogni 10 metri c'era uno che per far sembrare che era molto promesso. Potesse essere pure vero, la cosa, però Roma era così. Roma era presente, l'Aquila romana era dappertutto. Era dappertutto. È l'unica ragione che noi ci possiamo dare perché Gesù non fu mai preso prima del tempo che fu preso, è proprio perché non era il suo tempo, perché Dio aveva stabilito il tempo che Gesù doveva essere preso e doveva essere sacrificato. Gesù aveva la potenza di deporre e di riprenderla, non l'impero romano. Okay? Questa è la folla. Allora lui, sapendo questa cosa, Gesù lo sapeva questa cosa, sapeva che la folla stava cercando questa figura di Messia, stava cercando il regno di Dio. Però una cosa è, il regno che cercava la folla, il regno che cercava il popolo di Dio, di liberarsi dalla loro schiavitù, di liberarsi l'oppressore, grazie, del liberato, era forte, capito? E chi non vorrebbe essere liberi? Non saremmo umani se noi non vogliamo essere liberi, se siamo oppressi da un re o da un governo che ci vuole solo succhiare il sangue e opprimere. Tutti vogliamo essere liberi, però che fa? Questo è interessante. Gesù, sapendo questa cosa, va in montagna, sali su una montagna. Perché da una parte, se tu pensi, dove vanno tutti quelli che vogliono guidare
un popolo a ribellarsi, vanno in montagna perché si nascondono meglio, vero? Però Gesù va in montagna a far vedere una cosa molto diversa. Dice una cosa, dice, lui va lì, non va lì e si mette a addestrare con le armi, con i vari slogan, con i vari modi di essere, wow, giù Roma, giù Roma. No, 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 no. Lui si mette a sedere. Dice, scusa, noi vogliamo azione, tu ti metti a sedere. Tu ti metti a sedere, si mette a sedere. E la cosa bella di questo, Gesù lì si siede e non è che chiama i discepoli, non li chiama a sé. Dice, i discepoli si accostarono a lui, vennero atterrati da lui, che si accostarono loro a lui. Lui non c'era bisogno di dire qualcosa, vieni ma ascoltare, vieni ma fa questo. E viene ma fa quell'altro, si accostano a lui inizia a parlare. E quello che lui dice non ha niente a che fare con il regno del Messia che avevano in mente loro. Non ha niente a che fare con la spada, non ha niente a che fare con un governo terreno che può vincere quelli che c'è per poi stabilirsi loro. Non ha niente a che fare. Apre la bocca e inizia a proclamare ciò che un suddite, uno che appartiene al suo regno, dovrebbe, si può dire emanare, si può dire emanare, quelli che dovrebbe uscire. Non voglio dire neanche che dovrebbe essere, perché sennò diventa una legge, che molto spesso noi delle beatitudini ci abbiamo fatto un'altra legge per caricare i nostri fratelli e sorelle, che non solo ci sono quelle leggi di Mosè, ma abbiamo anche questo di fare. No, questa se posso dirla così, spero che riuscite a captare quello che voglio dire. Questa è quella che io sono perché appartengo a lui, non perché io decido di farlo. C'hai presente i frutti dello spirito in capitolo 5 di Galati? Tu hai mai visto un albero sforzarsi a produrre frutto? Devi fare la mela, devi fare la mela, devi fare la mela, devi fare la pera, devi fare la pera, devi fare la pera. Devi produrre l'uva, devi produrre l'uva, devi produrre l'uva. Mai vi sentite? Sei mai costata una vigna? Ci va, la vigna tua, mai, l'ha mai sentito dire? Devi produrre l'uva, devi produrre l'uva, devi produrre l'uva. No, 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 no. Non si sente queste cose. Questo è un frutto, questo è un frutto, che ci avviene a noi, è un frutto nostro perché apparteniamo a Cristo. Se apparteniamo a Cristo, se io sono sua, questi frutti qua, il povero di spirito esce subito. Perché mi rende conto che io senza di Dio veramente sono un poveraccio. Il cordoglio mi esce spontaneo. Perché piango notte e giorno, perché non ci sono, pecco continuamente. Allora io piango perché non sono puro davanti a Dio se non fosse per la grazia sua. Queste sono cose che sono innato nel suddite del regno. Questo è quello che diceva Cristo. No, voi volete un regno di armi, di fuoco, di violenza, di forza e tutto quello che può essere il regno umano. Però io vi dico, il regno che io vi sto per proporre è una cosa è di tutt'altro. È di tutt'altro. Un po' come Dio è, Dio stesso è tutt'altro che umano, è tutt'altro ciò che io penso. È tutt'altro. Questo è il regno di Dio. Questo è il regno di Dio nei nostri cuori. Questo è quello che Dio, questo è quello che Dio dice il suo suddite dovrebbe emanare.
dovrebbe uscire da noi, proprio di spontanea, proprio perché, perché quando viene poi spremuto, quando viene lavorato, quando viene schiacciato, quando viene, escono queste cose qua. Questa è l'idea di Cristo, questa è l'idea di Gesù. E questi si accostavano a lui, aperte la bocca, insegnava loro dicendo, ok? Qua, da chi impariamo? Chiaramente, dobbiamo imparare da Cristo. E questa, vi voglio portare un po' in questa direzione qui. Allora, noi, Gesù insegnava, vero? Gesù ha insegnato a queste persone, l'ha elencato queste ottime beatitudini di come è la persona, no? Però Gesù ci ha insegnato. Allora uno può dire, allora io devo imparare soltanto da Gesù Cristo, vero? E da una parte è giusto. Però sai una cosa? Questa è la brutta notizia. Gesù ci ha dato anche delle persone. Sapevate? Che ci possono insegnare. E se io ti dico questo, se tu non riesci a imparare da qualcuno, se non riesci a imparare da qualcuno che è carne e ossa, non imparerai mai, non imparerai mai niente nella vita spirituale. Mai. Infatti, ti ricordi quando Gesù, i suoi discepoli stavano litigando? Io sono più grande di te, io sono migliore di te, io sono più importante. Io ho l'ultima parola. Hai visto come io ho guarito quello? Sicuramente potevano essere i loro discorsi, perché ricordo quando gli 70 sono andati via, sono ritornati e ho detto, ah, abbiamo fatto un sacco di cose, signori. Gesù, quando lui entra in quel discorso lì con loro, che cosa fa? Prende un bimbo e lo mette lì davanti. E dice, guarda, se tu non diventi come un bimbo, tu non vedrai il regno dei cieli, non lo vedi, non entri, non fai niente con il regno dei cieli. Tu riesci a imparare da un bimbo. Quando è l'ultima volta hai visto un bimbo? Hai detto, ma pensa a te, Signore, che mi fai vedere oggi. Perché Dio a noi ci ha dato tante persone da cui noi dobbiamo imparare. Qua Gesù dice qua, si accostarono a lui, e lui aperte bocca, li insegnava loro dicendo, lui l'ha dette queste cose, ok? L'ha dette queste cose, e ce l'ha detta anche a noi, ce l'ha detta anche a noi, in vari modi, in vari altri episodi, in vari altri luoghi nella nostra vita, ce l'ha sempre detto, ma noi, poi, al nostro tempo, l'abbiamo trasmesso, qualcuno pure ce l'ha trasmessa a noi, perché noi, niente che facciamo noi è originale. Tutto ci è stato dato. Tutto ci è stato dato. Tutto ci è stato dato. L'Apostolo Paolo dice questo. Che cosa hai tu che non hai ricevuto? E se tu l'hai ricevuto, come mai tu ti vanti come non l'avessi ricevuto e che fosse tua di natura? Gesù qua sta dando qualcosa, no? E noi Dio ci ha dato delle persone. Sai, la prima cosa, mo, questa non è da disprezzare, sai, Gesù ci ha dato una bella cosa, come scaletta, ve la faccio così. Chi ci ha donato a noi che ci può insegnare? Mamma e papà. Ci ha donato una mamma e papà. Tu dici, però mia mamma e mio papà non sono credenti. Dio sa dove ti ha messo. Dio sa chi sono i tuoi genitori. Sa come sono. Impara da loro. Il proverbio è pieno di esortazione, di imparare da tua mamma, da tuo papà. Dice, a un certo punto nel proverbio dice, metti l'insegnamento intorno al tuo collo, come monille. Che significa monille? Non è un campanello, un monille d'allarma. Non si dice più. Ah, è un gioiello. Io pensavo era un campanello, pensa a te mo. Però come un gioiello deve essere intorno al nostro collo. Mamma e papà, ci devono essere da parte della mamma e papà, insegna bene. Ma tu dici, però non sono credente, come ti ho detto prima. Non c'entra niente. Dio te l'ha messo lì. Digli a loro.
digli a loro. Mamma, papà, ti possono prendere pure per pazzo, però dici, mamma, papà, a te, a me, mi hai dato a te Dio. Mi hai messo nella tua famiglia, apposta, affinché tu possa crescermi. Renderli responsabile, se non sono credete, renderli responsabile. Renderli responsabile, perché loro sono capaci di insegnare. E se siete credenti, meglio ancora, insegni ai vostri figli, apprendete dai vostri genitori che sono credenti. Apprendete, perché loro vegliano su di voi, vegliano. Questo è Gesù. Gesù insegnava loro, e questi beatitudini, mo tu dici, ma che c'entrano i beatitudini con quelli che mi stai dicendo tu? Guarda, c'entra tutto, perché se io non riesco a imparare già da quelli che mi metti vicini, secondo te tu impari da Gesù Cristo? Andiamo, siamo pieni di orgoglio se pensiamo così, eh? Hai mai imparato dalla formica? Hai mai visto la formica? Quando è l'ultima volta che ti sei fermata a guardare una formica? Oh, tu c'hai casa nuova, là, piena di formiche la campagna. Eh? L'hai ucciso pure? Ma pensa a te, però quelle tornano, eh? Anche lì, impariamo! Dio ce l'ha lasciata, ma questo mi fa tornare indietro, capito? Quelle che ho detto prima, non ci fermiamo abbastanza, ma voi avete riso, no? Però quando è veramente è stata l'ultima volta che vi siete fermati a guardare una formica? L'hai guardata finché è entrata nella sua tana, nel suo buco lì, a vedere che si portava dietro qualcosa? È stato un lungo tempo. E se ti faccio un'altra domanda, che cosa c'hai a destra appena esci dal tuo cancello di casa? Che cosa c'è a destra? Ti ricordi? Molto spesso non ci ricordiamo neanche quello. Cosa c'è scritto nel poltrone del tuo condominio? Se ne avete uno. Perché molto spesso noi entriamo così, la formica ci passa tutti gli insegnamenti della formica, che sa vivere, sa raccimilare, sa fare le cose, che la formica stessa ha preso dai piedi di Cristo, perché ha imparato da Lui la formica, per passarlo poi a noi. E poi dall'uno all'altro, quando è l'ultima volta che ha imparato da un fratello, non il pastore, da un fratello, che potarsi è meno capace del pastore, o potarsi non predica proprio, però è lì fedelmente settimana dopo settimana, ascoltando il culto, pregando, lodando il Signore, quando lo chiede qualcosa è sempre pronto a darti, c'è sempre un sorriso, è sempre una parola suave che ti solleva. Eppure non si vede mai, però quando manca la presenza sua si sente. Questo è imparare da uno all'altro. Gesù ci ha insegnato, Gesù se l'ha chiamata a sé e insegnava. Posso andare avanti? Ce ne sono altri, il Signore stesso, il mondo intorno a noi, i cieli, una generazione, noi che insegniamo a un altro, noi che afferriamo da quella precedente, e Gesù Cristo stesso, come sta succedendo qui. Gesù dice ai discepoli, dice, voi mi chiamate Signore, Maestra, io lo sono. Quando è lì che lava i piedi. Non facciamo i corinzi. Facciamo veramente gli umili di cuore.
Questa è solo un'introduzione. Poi la continueremo. Però da chi impari tu? Da chi impari tu? Da chi impari io? Perché la capacità di imparare da qualsiasi cosa, qualsiasi persona, mi rende veramente, come qua dice, in versetto 5 dice, beati i mansueti, perché erediteranno la terra. E riflettendo su questa cosa qui, no? Uno che è capace, perché è reso capace, perché fa parte del regno, e Dio lo rende capace, uno che è capace di imparare, perché poi mansueto, che è gentile anche, però non è il mansueto che è mondano, di hollywoodiano, che quella persona che non sa mettere un piede davanti all'altro perché non sa parlare bene. Il mansueto, l'ho sentito dire parecchie volte da tanti predicatori, che è la potenza sotto controllo. Tipo un cavallo può essere definito mansueto, però altro che gentile. Mia nipote fa il manoscalto, mio nipote. Sai che è il manoscalto? È alta così? Fa il manoscalto, Laura. Stava cambiando il ferro a un piede di cavallo. Era un tipo, come si chiamano quelli cavalli grandi? Andò. No, quello grosso, un tipo, come lo chiamano? Utile là. Sono quelle cavalle proprio enormi, sono proprio enormi. Stava cambiando, in sostanza è questo. Il cavallo si è spaventato, l'ha dato un calcio in faccia. L'ha appiccicato l'apparecchio degli denti, l'ha appiccicato alle labbra. Era così la bimba, mamma mia che faccia si fa. La potevo uccidere su colpa, altro che mansueto. Però era tenuto da una persona, così, finché si è spaventato, e ha dato questo calcio e l'ha colpita qua. È stata male per parecchi giorni, non ha perso i sensi però. Altro che mansueto. Ok? Allora, il mansueto è uno capace di essere insegnato. Se la prendiamo così, tu sei mansueto, nel tuo cuore Dio ha lavorato in te la mansuetudine vera e propria, perché se sei mansueto è tutto tuo. Se tu riesci a imparare da qualsiasi persona, la terra ti appartiene, niente ti minaccia, nessuno ti minaccia, nessuno ti può non farti imparare, anche dalle cose inanimate, anche dalle sedie, dalle fiori, dalle finestre, tu impari dappertutto, persone comprese. Tu dici, chi mi può insegnare una sedia? Pensaci bene. Quanta lavorazione ci va in quella sedia lì, in cui tu stai seduto adesso? Quanta mano d'opera c'è stato vicino per piegarla, per pitturarla, per mandarla avanti, per fare una cosa dopo l'altra, in ordine, finché esce un prodotto finito? Guardate le mattonelle sotto i piedi. Che ti insegnano i mattonelli sotto i piedi? Che deve essere riscaldata per essere pressata, per essere formata, deve essere dipinta perché la mattonella grezza non va bene, deve essere dipinta perché se non dipingi la mattonella, se non ci metti lo smalto, ti dura poco perché è solo un po' di argilla cotta, è lo smalto che ci aggiungi sopra che la rende un po' forte. Vedi? E pensa a te mo, pensa a quanti passaggi hai dovuto fare tu per arrivare a dove sei tu oggi. Quanta cosa ti ha dovuto insegnare il Signore? Quanta strada di smalto ti ha messo addosso per renderti forte come sei oggi? E se ti senti ancora debole, impara. Guardati intorno e impara. 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 Da chi impari tu?
Da chi impari tu? Gesù ha detto, chi viene a me, io non lo caccerò mai fuori. Da chi impariamo noi? Da chi impariamo noi? So che impariamo da Cristo, però da chi impariamo noi? Falla andò più profondo, da chi impariamo noi? Chi ti ha messo accanto a te, Gesù? Cosa ti ha messo nella tua vita per insegnarti di Lui? Cosa c'è? Da chi impari tu? La società fuori dice, io ti voglio insegnare come si deve vivere la vita. Gesù dice, no, non andare lì, non c'è bisogno. Ti faccio vedere io la vita. E ti mette nel punto dove tu puoi imparare la vita. Da chi impari tu? Mi lasci lì? Preghiamo un attimo. Grazie, Signor Gesù, che tu per primo, Signore, ti sei seduto sul monte e, Signore, hai insegnato a noi un modo diverso di ciò che significa regno, suddite, padrone, schiavo, alunne, maestro, scolare, insegnante. Dona al tuo popolo, Signore, umiltà. Dona al tuo popolo umiltà che si possa accostare a te, Signore. Che si possa veramente accostare a te. E di non cascare, Signore, negli errori degli corinzi, dove si elevano gli uomini, il loro modo di fare, il loro modo di essere. E gli dimentichiamo, Signore, la fonte. Apri i nostri occhi, Signore, come furono aperti i tuoi, che tu quando guardavi, Signore, la folla, vedevi nel loro intimo, vedevi i loro cuori, quelli che cercavano, quelli che volevano, quelli che bramavano. Tu li vedevi, Signore. E sapendo che cosa c'era nel cuore, tu hai espresso, Signore, quelli che noi chiamiamo i beatitudini, che è tutto un altro mondo. Grazie, papà, grazie per l'attenzione dei tuoi figli. Grazie, Signore, per la Tua parola che ci hai lasciato, che ci porta sempre più vicino a Te. Grazie per tutti gli insegnanti che ci hai lasciato, Signore, nella nostra vita, dal più piccolo al più grande. Donaci orecchie di sentire, Signore, quelle che tu hai da dirci. Apri i nostri occhi, Signore, affinché noi possiamo vedere quelle che tu hai da mostrarci. Ti amiamo, Gesù. Lavoraci tu, insegnaci tu, portaci avanti tu. Amen, Signore. Dio vi benedica. Grazie per l'attenzione e buona domenica. Penso che nelle prossime scalette, Giovanni, chiederei di non presiedere quando c'è Mario. Perché presiedere quando c'è Mario viene avanti dopo la predica mezzo spiazzato.
Perché anche se siamo in posizioni di guida, anche se siamo in posizioni di guidare, fare certi lavori nella Chiesa, anche noi abbiamo bisogno a volte di essere potati. Io spero veramente che questa mattina quello che è stato detto in un modo o l'altro vi ha potati, ha tolto qualcosa di innecessario. Riflettevo proprio su quello che diceva Mario: quando è l'ultima volta che hai guardato una formica? E mentalmente sono andato oltre e mi è venuto in mente il versetto di Romani 5, dove dice: non solo ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza speranza, l'esperienza speranza, or la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Quando è l'ultima volta che ci siamo fermati e ci siamo lasciati insegnare qualcosa da un'afflizione? Spesso quando ci troviamo nei problemi, quando abbiamo qualcosa da affrontare, il nostro pensiero è, come diceva Mario, di andare subito oltre, di non guardare a destra e a sinistra. Abbiamo l'intenzione di finire, di sorpassare. E spesso penso che ci sono spesso cose, lo dice nella scrittura, se è scritto lì significa che è vero. Quindi impariamo da ciò che ci circonda, non andiamo semplicemente oltre, impariamo da tutto quello che abbiamo intorno a noi. E penso che una delle cose che dobbiamo imparare e fissare è che abbiamo bisogno di Cristo, abbiamo bisogno di Lui e dobbiamo venire a Lui, dobbiamo essere pronti a ricevere da Lui. Quindi vi invito ad alzarvi in piedi e vogliamo proprio cantare di questo bisogno di venire, e non solo di cantare. Non voglio che ci sia un tempo di cantare semplicemente delle parole, ma che questo veramente sia una preghiera per ognuno di noi stamattina. E se non è vero, non lo cantate. Se non sentite nel vostro cuore il bisogno e la necessità di Cristo, non cantate inutilmente le parole che stanno scritte. Ma spero che veramente stamattina sia nei vostri cuori il desiderio e il riconoscimento del nostro bisogno di Cristo. Vengo a te, oh Signore, fino a te riposo avrò, e senza te son nulla io. Guida tu il cuore mio, ho bisogno di arrivi a te, nel
se son debole ma appoggio a te, mia speranza sei Gesù. Se son debole ma appoggio a te, mia speranza sei Gesù. Eri verbo nel principio, uno in Dio l'Altissimo. La gloria che era nel creato, ora in Cristo viva è. Che magnifico nome, che magnifico nome, il nome di Gesù mio Re. Che magnifico nome, niente di simile. Che magnifico nome, Gesù il tuo nome. Dalla terra ci hai creato, hai portato il cielo qui. L'amore tuo mi ha perdonato, chi ci separe? Debole nome, Gesù il tuo nome. Che incantevole nome, Gesù il tuo nome. La morte hai vinto, il velo hai strappato, cancellato il male in me. Tremano i cieli, la gloria si spande, perché risorto e devo sei. Non hai rivali, non hai eguali, ora è per sempre. Tuo è il regno, tuo è la gloria, come al di sopra di ogni nome. Che infallibile nome, che infallibile nome, il nome di Gesù mio Re. Che infallibile nome, nome, Gesù il tuo nome, che infallibile.
Infallibile nome, Gesù il tuo nome. E vogliamo continuare con questo spirito di lode, innalzando adesso i nostri ringraziamenti, le nostre suppliche, le nostre lodi, soprattutto al Signore stamattina. Grazie.
Signore, glorifichiamo il tuo nome. Ti ringraziamo, Padre, per quello che ci è stato detto stamattina. Ti ringraziamo, Padre, per come insegni e parli ai nostri cuori. Signore, anche se a volte non necessariamente ci piace riconoscere e capire le cose che vanno cambiate nella nostra vita, Signore, ti ringraziamo. E gioiamo nella riconoscenza che tu sei il Dio Santo, tu sei il nostro Padre. E chi meglio di te può sapere ciò di cui noi veramente abbiamo bisogno? Quindi, Signore, la mia preghiera personale stamattina è distogli da me qualsiasi cosa che mi inibisce di essere tuo servitore completo, che mi mantiene via o fuori dalla tua volontà nella mia vita. E io spero che questo sia la preghiera di tutti qui presenti, perché tutte le altre cose che ci aggiungiamo, che ci mettiamo addosso, sono tutti vanità e non fanno altro che appesantirci in questo cammino, non fanno altro che allontanarci da quello che è veramente lo scopo della nostra vita, cioè glorificare Gesù Cristo con la nostra vita è fare riconoscere la sua gloria a quelli che ci circondano. Signore, preghiamo che tu possa essere glorificato in questa chiesa, che tu possa essere glorificato nelle vite di ciascuna persona presente qui. Signore, che tu possa essere il perno di tutto quello che ognuno di noi fa. Signore, regna supremo nelle nostre vite. Grazie, Signore, per come ci insegni, per come ci santifichi e come ci purifichi. Continua ad operare, Signore, nelle nostre vite. Nel tuo nome santo preghiamo. Amen. Voglio invitare a Gianni e a Nicola di venire avanti e vi voglio incoraggiare di mantenere questo stesso spirito e pensiero che abbiamo avuto stamattina, di non semplicemente prendere i segni, di non semplicemente prendere questo pane e questo vino, ma veramente di riflettere su quello che rappresenta per noi come credenti, su quello che noi stiamo veramente proclamando quando prendiamo questo pane e questo vino. Non sono briciole, non sono qualche cosa di semplice, ma veramente rappresentano la nostra dichiarazione della morte e della resurrezione di Gesù Cristo, il quale è potenza per il credente. Quindi teniamolo bene in mente quello che rappresenta per noi come discepoli di Cristo. Vi chiederei di pregare. Signore, tu sei il Dio santo, il Dio perfetto, il Dio giusto, il Dio onnipotente, creatore dei cieli e della terra e di ogni cosa che sussiste su questa terra, Padre. E ci vogliamo accostare a questi simboli, consapevoli del fatto che non meritiamo niente di quello che hai fatto su quella croce per noi, Signore. Grazie per il tuo piano di salvezza. Grazie per il sangue che hai versato per noi, grazie perché ti sei sacrificato al posto nostro, grazie della tua misericordia, della tua grazia che hai dato su quella croce, Signore. Ti vogliamo lodare per questo, Signore, vogliamo riconoscere la tua santità, la tua onnipotenza, il tuo amore così grande, Padre, e vogliamo ringraziarti con tutto il cuore di questo, Signore, e guardando questi simboli,
portiamo nel cuore, Padre, questo gesto d'amore grande, infinito, immenso, che non potremmo mai capire, Signore, ma che vogliamo onorare, Signore, ogni giorno della nostra vita. E ti diciamo grazie, Padre, con tutto il cuore. Amen. Salvator meraviglioso, amico e redentor, impensabile che un agnello ci salvi l'anima, oh tu ci salvi l'anima. Consolatore, colui che vogliamo abbracciare, quando smarriti restiamo, tu sempre ci fai sperare, oh, tu sempre ci fai sperare. Tu sei colui che lodiamo, tu sei colui che adoriamo, doni conforto e grazia che il cuore desidera, oh che il cuore desidera. Eterno onnipotente, il Padre d'amore tu sei, in debolezza ci trovi, prostrati davanti a te, oggi prostriamo davanti a te, tu sei colui che lodiamo, tu sei colui che adoriamo, doni conforto e grazia che il cuore desidera, oh che il cuore desidera, tu sei colui che colui che adoriamo, doni conforto e grazia che il cuore desidera, oh che il cuore desidera, oh che il cuore desidera. Bene, se ci vogliamo alzare in piedi, siamo
quasi arrivati al termine di questo culto stamattina, di questo tempo insieme. E vogliamo farlo proprio lodando e riconoscendo la grandezza di Dio, perché lì è dove inizia tutto. Quello è il primo passo. Se come esseri umani non riconosciamo l'immensità dell'Iddio eterno, tutto il resto non va da nessuna parte. Quindi lodiamolo, innalziamolo e ringraziamolo per la sua immensità e la sua grandezza. Lodino gli angeli, lodi il cielo, ogni creatura celeste lassù, tutto lodi Dio. Lodino gli astri lucenti del cielo, lodino i mari e la terra qua giù, tutto lodi Dio. Grande in forza, grande in gloria, grande in grazia, re del cielo, in battaglia, in prodigi, grande in Zion e della terra. Ogni creatura celeste lassù, tutto lodi Dio. Lodino gli astri lucenti del cielo, lodino i mari e la terra qua giù, tutto lodi Dio. Auguro una buona domenica e io spero che le spazzole che spesso si trovano sulle porte dell'uscita della chiesa non vi portano via gli insegnamenti che ci sono stati qui stamattina, perché spesso abbiamo la tendenza che una volta oltrepassato quella porta è come se delle spazzole trattenessero tutto quello che abbiamo imparato e ci discolgono tutto quello che abbiamo sentito. Quindi io spero che l'insegnamento oltrepassi la porta stamattina e rimanga per il resto della settimana e che possiamo continuare a meditare su quello che abbiamo sentito e che ci vada avanti e vada avanti con noi per il resto di questa settimana. Vi auguro una buona domenica, ringrazio coloro che ci hanno seguito attraverso lo streaming e spero che il Signore continua a parlarvi e continua a insegnarvi anche dalle formiche. Questa settimana. Buona domenica.